prima volta che vengo proprio a Bordo Ring. L'altra volta ero sugli spalti con gli amici di Parma, quindi sarà una prima volta anche per me. Tifo Silvio, quindi è mio fratello, però non nascondo che il match non è facile. Stavolta abbiamo lavorato sull'azione e poi togliersi lateralmente. Dai, il match che prevediamo stasera non è né più e nemmeno quello che già abbiamo fatto, perché per noi avevamo vinto. L'importante è che io stia bene, quando sto bene posso andare contro un camion. Non mi aspetto che Giacobbe faccia il tecnico o il ballerino sul ring, è un pugile che viene sempre dentro, dal primo al dodicesimo round. Io mi sono allenato per contrastare un pugile, un panzer che viene sempre dentro. Giacobbe ha 24 round, non ce n'ha 12, quindi si può permettere il lusso di partire forte da prima, che il problema del calo fisico non c'è. Stavolta abbiamo messo qualche colpo più incisivo, per cercare di fermarlo un po' prima. Quando c'è agonismo non c'è fratello, sorella, non c'è niente, c'è solo la voglia di vincere. È il suo lavoro, sa quello che fa, basta. Dobbiamo solo aspettare il momento dell'inizio, del gong e poi... Due pugili a 47 e a 43 che combattono oggi per un titolo, non è da tutti, insomma. Visto che Silvio Branco negli ultimi combattimenti è un Branco superiore a quello che era qualche anno fa. Come dice che cercherà di metterlo giù, per noi sarebbe un gran bel, sarebbe un regalo. Sono pronto, sono preparato, quindi sarò lui e vediamo com'è. Magari è uguale, magari è diverso. Questa volta non posso andare un altro pari, per cui ne resterà soltanto uno. Spero di essere io quell'uno e poi vinca il migliore. Gioca,